sindaci della regione Calabria. C'è nella storia un appuntamento che mi piace tanto ricordare, l'ho fatto in una recente occasione a Rotonda, l'ho fatto anche in un centro di assistenza. Quando il Consiglio regionale di Basilicata discusse lo dico solo ed esclusivamente perché all'epoca ed eravamo anche in tempo piuttosto distante, lontano anche dai fermenti e da un'evoluzione della politica e anche della nostra società, che ci consegna uno spaccato emergenziale sul piano della tenuta sociale diverso, molto più acuto oggi rispetto all'epoca. E quando sostanzialmente ci fu quella discussione, io espressi un parere discorde rispetto ai 29 consiglieri su 30. Lo dico perché già all'epoca ebbi modo di dire che sarebbe stato più utile non nascondersi dietro un dito, ma affrontare di petto quella e questa discussione e aprire un ragionamento anche molto diretto con l'Enel. Tanto sul dimensionamento quanto sulle ricadute che i nostri territori potevano e dovevano rivendicare. Beh, questa è una vicenda che è data 20 anni o più, Giovanni. Ed è evidente che io come il collega Orsomasso, come lo stesso Presidente Valpaterra, abbiamo totale rispetto, pur esprimendo la nostra opinione, totale rispetto della primaria opinione delle autonomie locali, dei sindaci. Guai se pensassimo, diciamo così, di prevaricare la volontà altrui, attenzione, il rispetto è sempre reciproco. Lo dico a chi svolge una funzione e indossa una fascia, soprattutto se quella fascia porta il tricolore, e lo dico anche ai cittadini che a vario titolo, singoli o organizzati, esperti di una materia o di un'altra, esprimono e sono portatori di un loro contributo, di un loro convincimento, perché credo che alla base di ogni, diciamo, prospettiva o decisione anche prospettica, soprattutto su temi sensibili come quelli di natura ambientale, io credo che la discussione e la socializzazione di aspetti anche critici sia e debba essere alla base di ogni democratica consultazione. E lo dico perché a molti degli attuali sindaci, se non sicuramente a quelli della vicina Basilicata, quanto è accaduto a Marsico Nuovo in occasione di un dibattito aperto sulle questioni petrolifere delle estrazioni, sul pozzo di Marsico Nuovo, su 600 partecipanti 15 persone hanno avuto il coraggio esattamente di chiedere, o meglio di impedire, una discussione a più voci rivendicando la possibilità di discuterne. Mi sembra un paradosso, però nella sostanza mi è sembrata una cosa tutta organizzata, esattamente non tanto per realmente aprire un confronto a più voci, anche approfondito, anche scientifico, sui documenti che possono derivare alla salute del territorio, all'ambiente, dalle estrazioni o le ricadute occupazionali. Mi è sembrata, diciamo così, una sorta di coreografia messa in campo per impedire, a mio giudizio, per altre finalità, quella stessa discussione che loro invocavano. Io me ne sono andato, mi sono alzato e me ne sono andato, senza negare la possibilità nei prossimi tempi di poter discutere. Ma la discussione democratica su temi del genere non può configurarsi come una sorta di referendum di chi è pro inquinamento, di chi è contro inquinamento. Vuoi vedere che Pittella è pro inquinamento, solo perché ha un convincimento diverso rispetto all'insediamento di una centrale anche in area parco? Ma io lo dico, io vicino a Roma, fino a prova contraria. E
quando noi ci siamo permessi di dire al nostro PM che alcune aree, soprattutto quelle SIC, ZPS, eccetera, quelle protette, dovessero essere immuni, esenti, diciamo, da collocazione di impiantistica su energia alternativa, anche di, diciamo, una potenza nettamente inferiore, c'è stata impugnata quella legge e c'è stata dichiarata incostituzionale, per cui attenzione. Non confondiamoci noi, non confondiamo le lingue. Nessuno è pro inquinamento, nessuno è, diciamo, dall'altro lato. Non c'è un referendum che tiene. Io penso che quella sia, nei limiti della potenza, nei limiti delle emissioni sancite per norma e controllate anche ultimamente dall'ARPAB, io penso che quella possa essere una occasione di sviluppo per un territorio. Punto. Io la penso così e ma dobbiamo, quale sviluppo? Chi lo porta a sviluppo? E dobbiamo rispettarci. Ma tu la pensi diversamente, Giovanni, e devi rispettare la mia opinione. Devi, non dovresti, devi. E tu pure la mia. E io rispetto la tua. Io rispetto la tua e alzo le mani per rispettare la tua, però non puoi pensare che gli altri debbano necessariamente uniformarsi. Io non chiedo esattamente di portare il cervello all'ammasso lì dove lo porta Pittelli, ci mancherebbe, ognuno è autonomo, però nemmeno si può pretendere il contrario. Io la penso così e ve la dico e me ne assumo la responsabilità di quello che dico. E non è che mi sono nascosto nella ipocrisia delle circostanze, come è potuto accadere in un consiglio regionale, diciamo, che si è pure, ha pure discusso e si è pure pronunciato. Allora io non è, nessuno di noi, Pittella e Scoppellitti per capirci, Pittella e Orso Marzo in questa occasione, ha la pretesa di imporre alcune decisioni. Ha soltanto la pretesa di poter esprimere una opinione senza esercitare violenza e soprattutto sgombrando il campo dalla logica che non fa crescere l'Italia e non fa crescere neanche le nostre posizioni, in particolare il sud, dei luoghi comuni e dei dossier. Perché con le dietrologie, con i retropensieri, con gli acquisti, con la campagna acquisti che qualcuno pensa di poter mettere in campo solo esattamente per esercitare strumentalmente un'agitazione, pur che sia, non si va da nessuna parte, non si costruisce il futuro di nessuno. Lo dico perché io ho molto rispetto delle persone, ho molto rispetto delle istituzioni e ho anche molto rispetto della mia personale storia, con tutti i limiti e tutte le virtù che ha potuto rappresentare e consegnare nell'impegno e nella funzione e nella missione alla nostra regione. Io ho rispetto dell'Enel, ho rapporti esattamente, diciamo, di cordiale collaborazione con il dipendente dell'Enel e con il dirigente massimo dell'Enel e nessun altro tipo di rapporto, questo sia chiaro. E non è una scusazione non mentita, è l'occasione per dire che noi siamo classe dirigente che governiamo un processo di sviluppo. Non possiamo ogni volta che riteniamo di dover fare qualcosa per una popolazione essere, diciamo, oggetto di attacchi impropri. Perché oggettivamente questa, insomma, diventa una cosa poco credibile. E dico di più, che come noi siamo stati molto severi in Basilicata con la compagnia petrolifera che consegna attraverso le estrazioni il 15% del fabbisogno energetico al paese, determinando la prima censura della storia della Basilicata e del rapporto che c'è con lei, così noi saremo esattamente altrettanto severi con l'Enel, lì dove l'Enel dovesse esattamente, diciamo, deviare dal corso oggetto di intesa e soprattutto oggetto di una, diciamo, di un rispetto della natura, dell'ambiente e della persona. Per cui non facciamo.
nessuna intenzione di somministrare aerosol di polveri sottili, a nessuno, neanche se consentite ai miei figli, che sono lì. Noi pensiamo esattamente di dover esercitare i controlli doverosi, così come il protocollo prevede, così come anche senza protocollo noi abbiamo e dobbiamo esercitare, e che quel protocollo può irrobustirsi, affidando non il controllo al soggetto che esercita, ma alle popolazioni, al parco, alla comunità, ai sindaci, alle regioni, il controllo in totale autonomia, e anche sostenuto dalle risorse delle, proprio per scongiurare e per fugare dubbi e preoccupazioni. Questa è la nostra posizione ed è stata riassunta in quel protocollo. E quel protocollo, attenzione, a scambiarlo con una semplice o mera occasione, come voglio dire, di una sorta di scambio, non mi sembra che sia così. Quella è una opportunità per due regioni e per un'area vasta, e quella opportunità per due regioni per area vasta pretende ulteriormente, perché c'è un'area vasta che si mette insieme e chiede esattamente di ottenere di più rispetto a quello che già potrebbe ottenere con un investimento, e chiede innanzitutto tutela della salute e innanzitutto tutela dell'ambiente, e lo fa con le armi che ha a disposizione, che sono gli autonomi controlli. Altrimenti in Finlandia e in Svezia non si potrebbe fare una centralina biomassa per condominio, e altra cosa sarà la microgenerazione diffusa. Io però penso che il tema è un po' più culturale, a mio giudizio. E chiudo dicendo, questo ovviamente è la mia opinione, che l'area del Pollino, con la presenza della centrale o senza presenza centrale, se ritiene di dover investire sul turismo, io credo che lo possa fare. Questa è la mia opinione, perché io penso di aver studiato più che essere stato soltanto sui titoli, i numeri e la curva che ci consegnano gli ultimi 15 anni il turismo sul Pollino. Gli investimenti, le ricadute, e quando vorremo e vorrete insieme le due regioni, così come hanno fatto sul Golfo di Taranto, potranno anche affrontare in maniera anche molto precisa, puntuale, anche incrociando la nuova programmazione, strumenti e opportunità con i comuni del parco per creare le condizioni per implementare e robustire quell'asset che noi riteniamo comunque comprabile. L'ultima questione, attenzione, io penso e la lancio qui, perché queste ore sono ore delicate per il governo nazionale, per il rapporto che le regioni hanno con il governo nazionale e con l'Europa. Il tema delle riforme istituzionali e costituzionali non è cosa di poco conto, e l'accelerazione che è stata impressa rispetto al cambio epocale che ci consegna in termini di responsabilità è, diciamo, inversamente proporzionale. Per 30 anni non siamo stati in grado di fare le riforme, quelle di sistema, noi in qualche mese facciamo riforme epocali e forse non ce ne accorgiamo, e per certi versi neanche il tempo di riflettere. E quando noi andiamo a riformare l'articolo 117 del titolo quinto e ci rendiamo conto esattamente che in quella partita ci sta tanto l'urbanistica, il territorio e anche l'energia, vi rendete conto come, e in questo tanto l'assessore delegato da Scopelitti, tanto Vendola, tanto Pittella hanno fatto sentire la propria. E se non ci fosse esattamente questa capacità, pur nella diversità, di dialogo, di democratico scontro,
a volte anche esasperato, anche a volte tirato fino all'estrema conseguenza, non è stato su questa vicenda. Però c'è stata una presenza dell'assemblea del parco, una presenza anche meticolosa, puntuale, prudente, cauta, di grande equilibrio, di grande scrupolo del presidente del parco e dei suoi collaboratori. Penso che questo noi possiamo riconoscere e dobbiamo riconoscere. E se non ci fosse stato tutto questo, noi a quest'ora, diciamo, quasi come se fosse stata una sorta, come se fosse una griglia, perché così, che contiene una sorta di risucchio verso un neocentralismo decisionale su materie importanti come quella dell'energia, con un ministero che ritiene sostanzialmente strategica una opera del genere, noi avremmo avuto esattamente la centrale così com'è, senza poter discutere, senza poter dire la nostra, senza avere un osservatorio nostro, senza avere la possibilità di un controllo nostro, senza avere anche le ricadute occupazionali, perché no? Io penso esattamente che questo momento di passaggio è così delicato che impone un'unica cosa: la non divisione tra noi, ovviamente nel rispetto delle prerogative di ognuno, nel rispetto delle posizioni di ognuno, di ogni singolo cittadino come di colui il quale interpreta i bisogni e rappresenta le comunità, cioè i sindaci, gli amministratori. E però se in questo momento le regioni del sud, a partire dalle nostre comunità, su questi temi ma anche su altri temi, soprattutto quelli più complessivamente ambientali e infrastrutturali, non trova la quadra, non trova l'occasione per fare sinergie, io penso che queste nostre popolazioni, queste nostre regioni perdono l'unica, ultima, grande occasione della loro vita per il loro futuro. E quando ho lanciato l'idea di metterci insieme le regioni del sud, e parlo della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Puglia, ma anche dell'Abruzzo e del Molise, lo dico e scriverò ancora, perché come sono andato a Bari a sottoscrivere e a farmene promotore dell'intesa pluriregionale del sud, perché in quella dorsale adriatica giungesse dal ministero e dal governo l'alta velocità sul ferro, io penso che insieme possiamo costruire le condizioni, attenzione, non per creare annessioni, perché nessuno ne vuole, né per creare fusioni, perché ancora non sono oggettivamente in campo e in discussione, ma per creare sinergie di programmazione che consentono al sud di riavere esattamente una maggiore capacità, una maggiore forza di impatto nei confronti del governo nazionale e nei confronti dell'Europa. Buon lavoro.